Ciao. Dunque qui non erano tutti i 70, però insomma, ce n'era buona parte di tutto quello che mi è capitato di dover diventare. Però dato l'argomento della copia e dell'originale, volevo fare una premessa su questi nostri anni. Siamo, secondo me, alla vigilia, se non dentro proprio coi piedi e tutto, un'era in cui falsificare dei filmati delle persone è diventato anche un po in qualche modo pericoloso abbiamo a che fare sempre con i mezzi questi social che comunque eh, ci tengono distanti dalla realtà della persona fisica con cui confrontarci per cui io mi sono accorto pur essendo non molto tecnologico io sono nato negli anni 60 che specialmente sui social eh, stanno viaggiando dei, dei filmati in cui non si sa se quello che vedi è, è un fatto vero o è stato ricreato. E riguarda anche le persone, il caso del deepfake, che è una cosa tecnologica che conoscerete, per cui si fa muovere la bocca di un personaggio, anche magari importante o influente, gli si fanno dire delle cose e non è lui. ecco potrà creare inganno, già ora lo crea, ma si arriverà, chissà, visto che è un'epoca che ormai credo non mi riguardi più, eh, veramente a confondere la realtà con la finzione in maniera totale. Io vi porto la mia esperienza perché è un po', in qualche modo, sebbene lunga, che sono 40 anni che faccio questo lavoro, diciamo anche un po' romantica, perché è partita per gioco o anche per talento è Partita al liceo, al liceo che ho frequentato, un liceo sperimentale a Livorno, in cui mi sono accorto di avere queste doti no? di replicare delle persone con le voci e con le movenze. Il caso del liceo è stato un po' tesignano di quello che poi mi sarebbe capitato dopo, perché avevo deciso di imitare le voci e le movenze degli insegnanti, specialmente quelli più temuti dai miei compagni di classe. Il preside oppure il coordinatore, quello che ti deve interrogare, quello che hai paura che ti bocci, eccetera. Cosa accade allora? Che continuando maniacalmente ad imitarli, i miei compagni presero confidenza con la copia del, dell'insegnante vero. Venivano a parlare con me per scherzare, per alleggerire anche la tensione, perché io gli facevo vedere un aspetto anche umano di questo insegnante. Alla fine mi sono accorto che questo sistema di replicare eh, una persona eh, ritenuta pericolosa, eh, facendo vedere i suoi aspetti teneri, ebbe un, un effetto quasi terapeutico, correttivo. A fine anno. Eh, andavamo tutti più d'accordo con gli insegnanti, i ragazzi erano più tranquilli e gli insegnanti più cattivi si rivelarono, specialmente l'ultimo anno, i più umani. Allora, davanti a questa cosa nata per gioco, ma che ha anche aspetti psicologici, poi ho affinato la mia attività e l'attitudine a diventare un'altra persona in tutto e per tutto. Sono diventato un imitatore eh, che cercava di fare delle copie del reale. Venivo da... Eh, la passione per un grande imitatore trasformista televisivo che si chiamava Alighiero Noschese, che negli anni in cui c'era solo Rai 1 lo vedevano tutti, la sua carriera è durata solo 11 anni e per chi è di quella età sembra durata tantissimo, c'era solo lui che replicava i personaggi. E invece mi accorsi di saperlo fare anch'io. Allora mi sono specializzato con i trucchi, con eh, eh, anche i costumi, per avere un mio spettacolo da imitatore trasformista e camparci. L'ho fatto proprio per lavoro e anche per passione. Sono passati una decina d'anni in cui mi sono accorto che sì, lo spettacolo funzionava perché eh, si vedevano praticamente una ventina di grossi personaggi che mai si sarebbero riuniti in una serata. Quindi potevi avere Vasco Rossi, Zucchero, Totò, tanti personaggi, tutti in una serata. E per convincere a non avere un sottoprodotto, io mi sono impegnato tanto per essere più identico possibile a quelli veri. Tanto è vero che il fatto di capire che l'operazione poteva essere un po' sterile, cioè di fatto sì, tu fai l'imitazione di quel cantante, ma non sei lui, ti vengo a vedere, ma sei una brutta copia, non mi era mai piaciuta. E mi perfezionai al punto di volermi per forza far dire da qualcuno del pubblico a fine serata o dagli impresari: cosa che poi è avvenuta, guarda, sei più vero di quello vero, sei più tu, eh, che ne so, Celentano di Celentano vero. Ecco, arrivai a quel limite lì, che però mostrava una certa debolezza perché comunque si trattava sempre di una copia. Anche perché stavo per approdare a striscia la notizia, è un programma che. Era ed è tuttora autorale di satira, non poteva accontentarsi di un'imitazione fine a se stessa, tant'è vero che Ricci mi prese nella sua scuderia, era 94, eh, però queste imitazioni fatte con un breve testo eh, coordinato con gli autori, eh, fatte in tv, ferme lì in uno studio televisivo con dei trucchi che provenivano dai miei trucchi teatrali, non funzionò. Per quattro anni ho proposi delle imitazioni in una trasmissione che comunque era seguitissima e nessuno se n'era accorto, non succedeva niente. A un certo punto, in una crisi di, proprio di linguaggio televisivo, si decise insieme all'autore di cambiare strada. Nacque un personaggio che eh, cambiò anche le sorti di un certo tipo di fare televisione, cioè scendere in strada. E, e il personaggio fu lo stilista Valentino, il famoso Valentino, il re della moda. Decidemmo di mandarlo in giro con le telecamere eh, proprio nei luoghi dove. Poteva trovarsi anche se lui poi non c'era quasi mai. Quindi feste mondane sfilate di moda. E, e nacque un tipo di televisione per cui l'imitazione non era poi così tanto finta: perché la telecamera a spalla e il vedere come un piccolo telefilm che accadeva qualcosa con i veri personaggi invitati a quella serata di gala, eh, fece sì che questo eh, personaggio prendesse una forza eh, mai vista, un'imitazione vivente. Tutte le convention, le, le serate di moda e le, le prime cinematografiche dovettero fare conti con le incursioni di questo Valentino e delle sue telecamere. Ecco che si ribalta però tutta la situazione. Da essere un disturbatore eh, che metteva in crisi l'organizzazione di queste serate. Eh, diventò una risorsa il successo di prendere in giro un re della moda creandone uno identico che però facesse sorridere fece sì che il Valentino di Striscia non fosse più un'imitazione ma un personaggio vivente mi sono immedesimato a tal punto che durante l'anno una volta su 300 giorni sono stato eh, tipo 200 giorni truccato da lui sono stato più lui che me stesso però ribaltamente è stato che Dato il successo della televisione, per questi eventi fu fondamentale avere il finto Valentino di Striscia, cioè avere un volano televisivo che raddoppiasse il successo di certe manifestazioni. Diventava un fiore all'occhiello, una condizione sine qua non. Vuoi fare una serata in vita a Striscia che ti mandano Valentino, così la cosa, eh, diciamo, assume un valore ancora più grande. Ed era una copia comunque di quello vero che ormai non esisteva più perché un Valentino che facesse ridere non esisteva. La copia identica ma buffa esisteva e come la vedevi tutte le sere? Un esempio clamoroso è stato. Un evento diciamo mediatico di quegli anni di costume il famoso matrimonio tra eros ramazzotti e michel uzzi che è matrimonio da sogno eccetera cosa accade i vestiti del matrimonio erano di armani non di valentino e, e la coppia di coniugi decise di dare l'esclusiva televisiva per l'interno de de del matrimonio a me, a Valentino di Striscia che fu l'unico a, a riprendere l'interno del matrimonio dove c'era Armani quello vero ma non c'era Valentino vero c'era il finto Valentino di Striscia assurdo no? davanti a questo ribaltamento fu lo stesso Ricci a dirmi guarda tutti i personaggi del tuo vecchio repertorio se li portiamo in strada faranno successo tanto è vero che per il mondo della musica e Sanremo venne fuori eh, Gianni Morandi, Tony Renis, Gino Paoli addirittura il figlio di Gino Paoli mi scambiò per suo padre cioè sono successe delle cose assurde ma la cosa si è sviluppata verso tanti altri personaggi non sempre però è filata liscia, a volte si dice appunto il potere della tv e di quanto possa dare fastidio la copia vivente. L'anno in cui imitai Gianni Morandi lo feci talmente anche lì tante volte che la cosa sembrò no, aiutare anche la figura, la simpatia di, di lui, eccetera. Però mi si avvicinò eh, una signora del suo ufficio stampa e senza mezzi termini mi disse guarda, Quest'anno, a dire la verità, ci sarà il concerto di Morandi, no? il tour, e ci sarà un disco. Se ti limiti un po' a farlo in tv, sarà meglio, perché se la gente vede Morandi in tv, invece ero io, eh? se la gente vede Morandi in tv, poi magari non viene ai nostri concerti, non sbigliettiamo. Cioè, vieni invitato a moderarmi nell'essere una copia di quello vero. Altri mondi, eh, parlo del mondo, per esempio, eh, non della moda o dello sport dove ho fatto anche Valentino Rossi, non hanno gradito molto. Per esempio. È il caso del cinema d'autore. Al Festival di Cannes in Francia decidemmo di replicare Nanni Moretti. Nanni Moretti molto amato in Francia. Io andai vestito e truccato. Copia identica a quello vero e venne scambiato in Eurovisione per il vero Moretti ed annunciato addirittura Messie nei Moretti no? sulla Monte de Marche, no? sul tappeto rosso. Ecco, i francesi si sono indignati, non hanno dimostrato ironia, ci hanno cacciati e siamo diventati ospiti sgraditi. E non tutte le operazioni di questo genere, di una coppia, capisco buonamente che siano indolore. Per esempio, alla vigilia di una nuova imitazione che poi non ho quasi mai fatto, che era di un altro stilista, che era Roberto Cavalli, eh, prima di farlo, siccome Cavalli venne a sapere questa cosa, mi avvicinò e mi implorò di non fare la sua imitazione. Perché avrebbe creato problemi una copia così buffa alla sua azienda, ai suoi collaboratori? Non vorrei che poi mi prendessero in giro. Ci ho messo tanto a costruire questo mondo per me importante che se ora me lo fai crollare, devo dire, lì mi sono anche pietosito. E poi, siccome Valentino andava forte, non l'abbiamo mai fatto. La volta che invece mi sono ritirato io, eh, è stata eh, il punto di vista diciamo, della delicatezza dell'argomento religioso c'è stato l'anno in cui ho imitato Papa Francesco anche lì ci fu una conferenza stampa a striscia farlocca dove Ricci fece finta di essere collegato davvero col Papa che faceva gli auguri per l'inizio di striscia siccome il Papa si era visto poco si era capito che era uno diverso dagli altri che andava in giro così i giornalisti de 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 della conferenza stampa in parte credettero che davvero Papa Francesco avesse dato la benedizione all'inizio di striscia no? a questo... Può rientrare nel gioco perché poi venne svelato. Io mi accorsi però che invece fare Papa Francesco proprio a Roma, vicina a Città del Vaticano, eh, creò uno scompiglio non indifferente. Lì c'erano i turisti stranieri e mi scambiarono per il Papa davvero. E lì sono io che mi sono. Autocensurato perché insomma vedere eh, dei gruppi di fedeli che magari sono arrivati dall'altra parte del mondo e sono convinti di aver salutato il Papa io non è che mi sono messa a dire no, sono quello finto, che... io li ho salutati anch'io, cioè, quindi ho creato il loro. Un sogno che poi non era vero, cioè ho sentito quello sguardo addosso che può avere un fedele verso uno che ritiene un santo. No, quindi lì mi sono allontanata. Abbiamo smesso di andare magari vicino a città del Vaticano perché sennò no sarebbe stato un guaio comunque. Insomma, sintesi finale: in questi ultimi anni. Abbiamo deciso di veicolare la mia copia dell'essere uguale ad un altro alla satira politica. Finora c'erano sempre state, bene o male, le vignette, vedendo la caricatura di un personaggio, potevano prendere in giro la politica, ma su un giornale, su un foglio. Abbiamo quindi veicolato a striscia. Le imitazioni dei politici per fare della satira davanti a Montecitorio. Ho imitato un po' tutti: il eh, presidente del Consiglio, Renzi, Salvini, Conte, Draghi, ma anche Mattarella e tanti altri. E diciamo eh, è stata data una veste almeno satirica e più autorale a questo lavoro di replica per fargli accadere qualcosa. Alla fine non è che si vanno tanto a scalfire queste figure politiche, anzi, eh, mio malgrado le ho rese più simpatiche, alla fine gli ho fatto quasi un regalo, anche se poi la satira è cattiva e la battuta è velenosa, il fatto è che anche loro sono diventati divi televisivi, gli ha solo raddoppiato la popolarità. Quindi in qualche modo è un mezzo fallimento. Allora per tornare a quella che è stata invece la mia passione iniziale, quella di replicare soltanto un personaggio, ho veicolato in un mondo che non è virtuale, ma è più eh, faccia a faccia, è più vicino alle vibrazioni delle persone, che è il teatro. In teatro mi sono permesso di portare in scena qualcosa che non sarebbe possibile eh, eh, confrontare con il vero. E faccio due omaggi importanti. Uno è quello a Lucio Dalla, che è stato eh, un mio beniamino, poi sono diventato amico, lui si è appassionato ai miei quadri perché io sono anche pittore, quindi racconto la sua storia ma lo faccio rivivere valorizzando al massimo le sue canzoni e spiegandole in modo che possa continuare... Eh, la memoria di uno che è ancora da scoprire come artista geniale eh, della musica e non solo italiana, e do questo omaggio eh, a Lucio Dalla. L'altro omaggio l'ho creato un po' quasi senza materiale. La comicità italiana è nata tutta da un genio di fine eh, 800 i primi 900 che si chiamava Ettore Petrolini che ha insegnato un po' a tutti a Proietti a Montesano a Verdona a Sodi, ma fino anche a, a, ad alcuni cantautori che usano sciogli lingua che si rifanno a lui io l'ho sempre studiato ci sono eh, materiali audio foto e qualche video ho ricreato totalmente la sua figura in modo che almeno essere una copia voglia dire poter eh, prolungare la memoria anche culturale di personaggi che non ci sono più. Questo è il mio contributo non virtuale eh, nell'essere copia di qualche di un altro e spero serva a qualcosa e non a danneggiare o a creare eh, dei, dei problemi di, di identità con altri. Grazie.